Direttore, partiamo innanzitutto dal momento dello scambio di auguri, un rituale per l'ASL Napoli 2 Nord per la prima volta in videoconferenza. Credo che questa volta abbiate dovuto premiare tutti i vostri operatori perché è un anno che difficilmente sarà dimenticato. La prima e ultima volta in teleconferenza. Speriamo fortemente che l'anno prossimo possiamo rivederci di nuovo e essere uniti, perché mi creda, le manifestazioni che vedono coinvolte tutta l'azienda con grande partecipazione veramente riempiono danno forza per il lavoro. Per gli obiettivi, per il miglioramento dell'assistenza, insomma, danno veramente una carica di energia. Ieri è andata molto bene, ringraziamo il Presidente ancora una volta, c'è stata molta partecipazione, una manifestazione diversa, piena di contenuti, di situazioni vissute, della paura ancora che si leggeva negli occhi di molti. Quindi è stato davvero un momento intenso. Anch'io mi sono commosso, vivendo e rivivendo attimo per attimo quei giorni, quelle ore che speriamo possano terminare, ma dobbiamo tenere sempre alta la guardia. Direttore, ovviamente, qual è la situazione sul territorio di competenza dell'ASL dal punto di vista dei contagi? Se siete più tranquilli, a questo punto approfitterei anche per messaggi di raccomandazione e di auguri a chi ci ascolta. Allora, siamo più tranquilli, in vero Ischia, noi pubblichiamo un report di geolocalizzazione. In questi giorni, forse sul sito non è apparso, ma ai sindaci è stato sicuramente inviato. Ischia con i suoi 6 comuni, così come anche Procida, non è mai apparsa al di sopra della soglia verde, quindi siamo stati sempre abbastanza sereni, le nostre USCA hanno lavorato in maniera molto molto presente sul territorio, così come i tamponi sono stati refertati nelle 24 ore. Insomma, penso che abbiamo dato dimostrazione di un'organizzazione che si è saputa modificare e dare risposte più adeguate. Siamo particolarmente tranquilli, la tranquillità ce la date voi con i vostri comportamenti. Quindi ancora una volta un ringraziamento a quello che fate e l'auspicio a quello che farete ancora di più, con un'attenzione particolare, non dico morbosa, ma quasi a quella che è la distanza e lavare le mani, indossare la mascherina. Ecco, questo ci aiuterebbe moltissimo. L'augurio per tutti è di un Natale di calore in famiglia, riviviamo quel calore familiare che abbiamo perso. E l'augurio invece per l'isola di Procida è doppio, per tutti gli abitanti di Procida, tutti quanti noi facciamo il tifo perché Procida possa aprire il 2021 con la notizia di essere capitale europea. Quindi rispetto a questo c'è l'augurio più sincero di buone feste e per i procidiani un doppio augurio.